ovviamente il personale ATA è richiesto in modo assoluto, perché noi dobbiamo aumentare e fare le pulizie a regola d'arte, farle più frequenti nelle scuole e anche fare maggiormente un'attività di sorveglianza proprio al rispetto di tutte queste regole, l'entrata, l'uscita, come si svolge la ricreazione, come si va nei bagni, in mensa, eccetera. Quindi ci vuole parecchio personale collaboratore scolastico che riveste adesso un ruolo molto importante. E per questo che noi abbiamo monitorato e previsto, diciamo, un fabbisogno di 2.800 collaboratori scolastici in più e per quanto riguarda i docenti, 3.600 docenti in più. Per i docenti l'utilizzo è soprattutto per, in alcuni casi, per sdoppiare classi molto numerose, ovviamente senza incidere sulla continuità didattica, e per altri casi per alleggerire i gruppi classe, quindi per fare attività anche differenziate nell'ambito della stessa classe, sempre a rotazione per gli studenti.